progetto è nato una sera all'Aquila, che eravamo io e Mirko un po' al ticci, credo, e allora abbiamo detto di fare una cosa a tre pianoforti e abbiamo scelto Claudio perché Claudio non c'era. Però era al ticcio comunque, però era al ticcio, da un'altra parte. E ci va quest'anno, mentre noi saremo al ticci altrove. Esatto. Per cui noi non abbiamo mai suonato all'Aquila, noi tre, però questo progetto si chiama Tre Pianoforti per l'Aquila perché nasce un po' sull'onda emozionale di quella bellissima giornata che abbiamo avuto la fortuna di vivere io e Mirko lo scorso anno, e Claudio, per tutto l'abruzzese, avrà modo di testare quest'anno. Diciamo, l'idea è quella di acquistare un pianoforte, cioè raccogliere dei soldi, lo so, è una follia, ma ovviamente è sua, quindi. L'idea è proprio quella, cioè quella di dar continuità a qualcosa che in qualche modo appunto è stato fatto all'Aquila, e quindi cercare di poter dare un contributo a una città che, diciamo, chi c'è stato come noi che l'ha visitata durante quell'evento si è accorto che insomma ha ancora porta forte i segni del terremoto, i segni di una sorta di precarietà, quindi il pianoforte è il nostro simbolo. È quello che ci piacerebbe fare, ci auguriamo di farcela. Diciamo, è ancora tutto molto in work in progress. Diciamo che la matrice fondamentale è l'improvvisazione, quindi cerchiamo di concentrarci e di improvvisare. In tre è ancora più difficile, cioè sono come tre persone che parlano contemporaneamente e si devono ascoltare contemporaneamente. Sì, diciamo, partiamo con un'idea improvvisata che poi magari può sfociare in uno standard, in un brano nostro. Diciamo, ci stiamo anche conoscendo adesso, quindi è veramente tutto. E non ci diamo, diciamo, paletti di ogni genere, cioè ci vediamo, buttiamo le carte sul tavolo e ovviamente il concerto è comunque completamente diverso da come, diciamo, lo volevamo strutturare ogni volta. Quindi.